Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza delle ore 11 a questo Salone SRI versione 2020 Reload. Siamo qui per parlare di un argomento molto importante. Sono Fabrizio Guidoni, responsabile ufficio studi di Etica News. Sono in Etica News sin dalla fondazione, quindi sono anche molto orgoglioso di poter essere qua in uno degli eventi direi più interessanti del Salone, dei più interessanti perché parleremo di ESG Tools e della nuova potenzialità dell'Atlante SRI, che ci permette veramente di avere uno spaccato molto dettagliato dell'offerta delle strategie in Italia. Per questo ne parleremo con Alessandro Felletti di Monemate, che ci presenterà il Salone. Lo saluto, poi presto gli darò subito la parola. E saluto anche François Millet, Head of Strategy ESG Innovation dell'Ixor ETF. Good morning, François. E saluto molto caldamente che ci ha raggiunti René Nicolodi, di Head of Equities di Swisscanto Asset Management per Swisscanto Invest. Grazie a tutti di essere qua. Il punto focale, e vorrei dare subito la parola ad Alessandro, è proprio le novità per quanto riguarda l'Atlante SRI, questa mappatura dell'offerta in Italia, che si arricchisce di un tools veramente unico forse al mondo. Giusto Alessandro? Ti lascio la parola e lo schermo. Sì, grazie Fabrizio. Innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui. Allora, sì, noi è da un po' che collaboriamo con Etica News, è da un po' che collaboriamo assieme, abbiamo creduto fin dall'inizio nell'ambiente, nella parte ESG degli investimenti, e fisicamente uno dei punti su cui siamo partiti nel costruire Atlante SRI è stato proprio il fatto che inizialmente il problema era trovare i fondi SRI all'interno dei database classici, come può essere Database Manemate o quello dei nostri competitor. Da qui abbiamo costruito tutta una serie di cose, abbiamo avuto la fortuna di poter integrare all'interno dei nostri dati i Fund Metrics MCI, ma ci siamo resi conto che questo non era sufficiente, perché fisicamente la necessità del mercato, la necessità di chi deve investire o vuole investire in ambito ESG non era solo identificare, ma avere un qualcosa che gli permettesse di poter fisicamente cercare all'interno dei sistemi i prodotti migliori, ma sotto un punto di vista diverso da quello che è il classico approccio rischio-rendimento dei tool di analisi, perché comunque il fatto che un prodotto di investimento sia un prodotto SRI ESG richiede ulteriori punti di vista che i tool classici non hanno, cioè neanche no, il nostro prodotto standard. Quindi da qui l'idea con Etica News è stata quella proprio di creare un tool che abbiamo chiamato Atlante SRI, che permettesse di unire il meglio delle competenze delle nostre realtà. Quindi fisicamente Atlante SRI in questo momento è il primo tool di analisi dei panieri dei fondi ed ETF ESG disponibili in Italia, ed è un database verticale, quindi vuol dire che all'interno di questo database ci sono solo esclusivamente prodotti di natura ESG, e va a, diciamo, potenziare quello che era già l'Atlante SRI, perché l'Atlante SRI esisteva già prima, dandogli una connotazione più analitica. E fisicamente all'interno del database non troveremo il classico database di un tool di analisi che mediamente copre 60-70 mila strumenti, come può essere il classico Manemate, Morningstar o chi più ne ha più ne metta, ma ci saranno solo i prodotti, gli strumenti finanziari che si sono dati una policy SRI e gli strumenti finanziari che dichiarano una strategia riconducibile a uno dei vari elementi ESG. Oggi come oggi Atlante SRI contiene circa 2200 prodotti tra fondi ed ETF e oltre, mi sembra, 95 società di gestione. Praticamente com'è che su cosa si poggia Atlante SRI? Fisicamente Atlante SRI si poggia sul nostro applicativo FanFocus. Perché? Perché FanFocus è uno strumento che permette di utilizzare i classici indicatori quantitativi di analisi finanziaria, però questi sono stati arricchiti con un sistema di categorizzazione verticale creato da Etica News proprietario e integrati all'interno ed integrato ulteriormente con i Fund Metrics ESG che ci fornisce MCI in esclusiva. Perché?
Perché fisicamente, lato Moneymate, noi avevamo i dati quantitativi per fare un'analisi utilizzando la serie storica dei prodotti finanziari e vari indicatori di rischio e rendimento presenti sul mercato. A livello invece MSCI, e salto volutamente un attimo Etica News, MSCI fa un'analisi ESG dei prodotti di investimento, ma la fa trasversalmente, nel senso che loro quando danno un fund matrix di un prodotto di investimento lo danno indipendentemente dal fatto che il prodotto abbia una politica SRI o no. Quindi fisicamente loro fanno questo lavoro analizzando il sottostante e quindi è un lavoro ampissimo, completissimo, ma ovviamente non ti va a isolare i prodotti che invece hanno una, fisicamente e realmente una politica SRI ESG sul mercato. Cioè, per fare un esempio, MSCI nei fund matrix dà un rating ESG anche a un prodotto tipo Carmignano 4-1 che fisicamente non è un prodotto puro, cioè non è un prodotto ESG, è un prodotto suo che per l'analisi del sottostante che ha, è riconducibile a politiche ESG. Infine, quindi, cosa succede? Entrando in gioco il database della Tante SRI e quindi il lavoro fatto da Ethica News, andiamo a completare perché a quel punto il prodotto diventa un prodotto estremamente verticale che consta solo i prodotti che, gli strumenti finanziari che hanno una politica pura ESG e quindi anche i vari indicatori nostri e anche gli indicatori MSCI acquisiscono un nuovo senso perché vi permettono di vedere questi prodotti sotto più punti di vista in un unico, però attraverso un'unica finestra. Adesso vi interrompo la presentazione che riprenderò successivamente e vi faccio un esempio concreto della piattaforma. Allora, fisicamente, quando io entro in piattaforma, allora questa è la piattaforma vera e propria. Adesso io mi concentrerò su due prodotti che sono un Lyxor e uno Swisscanto. Fisicamente, cosa succede? Succede che questi due prodotti finanziari, se li andiamo a rivedere dal punto di vista dell'Atlante SRI, loro normalmente in qualsiasi tool di analisi quantitativa fanno parte di determinate categorie merceologiche che sono date da come fisicamente il prodotto finanziario investe a livello strategico. Ma a livello invece dell'Atlante SRI vedrete che questi prodotti finanziari fanno parte di una categoria che è altamente specializzata. In questo caso lo Swisscanto fa parte dei fondi SRI tematici, mentre l'Ixor fa parte degli ETF SRI azionari perché fisicamente, come dicevo prima, Ethica News da questa parte qua ha fatto tutto un lavoro di categorizzazione dei prodotti per dare un'omogeneità a livello SRI. Quindi cosa succede? Succede che Moneymate a livello proprio quantitativo, quando fa le analisi, fa tutta una serie di indicatori basati proprio sull'analisi quantitativa rischio-rendimento che può essere sintetizzata, cioè che può essere collocata a livello di categorie. Quindi al di là della scheda di dettaglio, che è una scheda di dettaglio abbastanza standard, qua però possiamo trovare l'analisi MSCI di Fund Matrix. Quindi qui andiamo a vedere come MSCI posiziona questo prodotto a livello ESG. Da qui fisicamente cosa diciamo? Adesso per farla un po' più sintetica perché il tempo è tiranno. Andiamo a vedere che fisicamente questo prodotto Swisscanto ha una copertura ESG del 100%, quindi vuol dire che il sottostante è completamente compatibile con logiche ESG, ma la qualità è di 8 su 10, quindi ottima, perché vuol dire che il sottostante del fondo lavora attivamente per il raggiungimento dei famosi 17 paletti, 17 obiettivi delle Nazioni Unite. E effettivamente il rating sintetico che MSCI dà su questo prodotto è del AA, quindi vuol dire che a livello di tempistiche, comunque di come si sta muovendo l'applicativo, scusatemi, lo strumento finanziario sul raggiungimento di questi obiettivi, è sicuramente uno dei leader. Stessa cosa se andiamo a guardare l'Ixor, perché anche l'Ixor, come vedete, ha una copertura appena appena inferiore al 98%, anche qua il voto è quasi un 9 e ovviamente il rating è un AAA, quindi anche questo fondo l'Ixor ha, su ETF l'Ixor ha una
diciamo, è uno dei leader rispetto nel raggiungimento ovviamente dei 17 obiettivi. Questo a livello di analisi del sottostante del prodotto, ma se andiamo a vedere, io qua ho creato due report giusto al volo, se andiamo a vedere ad esempio lo Swisscanto, adesso scusatemi, ma richiamo la finestra qua, se andiamo a richiamare fisicamente lo Swisscanto e lo confrontiamo fisicamente con la categoria che è stata data da Ethical News per questo prodotto, andremo a vedere come il prodotto abbia un comportamento decisamente buono, anzi direi ottimo, perché qui stiamo confrontando invece in un'analisi classica di performance a un anno, quindi in piena pandemia, qual è stata la performance del prodotto rispetto alla media del rendimento degli stessi dei prodotti all'interno della categoria. E quindi anche a livello grafico vediamo che cioè il prodotto che è la linea rossa sì, ovviamente comporta molto molto bene. Stessa cosa se facciamo lo stesso tipo di analisi sul prodotto Lixor. Io qua ho creato un paio di report molto veloci giusto per dare un'idea. Stessa cosa in ambito ETF, cioè in ambito ETF anche il prodotto Lixor è confrontato, qui ho preso un trend leaders, con gli azionari, SRI azionari di cui questo prodotto Lixor a livello di Atlante SRI fa parte, e come potete vedere, cioè la media, il rendimento nell'ultimo anno di questo prodotto rispetto alla media di rendimenti degli ETF SRA e simili è il doppio. Cioè, quindi vuol dire che fisicamente questo prodotto rispetto ai prodotti presenti nella stessa categoria lavora molto bene. Questo quando le cose vanno molto molto bene. Però l'altra cosa che consente di fare Atlante SRI attraverso questo sistema di categorizzazione e questo tipo di indicatori MSCI è capire dove, ad esempio, viene fatta un'operazione di greenwashing. Perché? Perché se io vado a prendere, ad esempio, i fondi SRI e vado a prendere gli SRI tematici, e qui io ho tutto il paniere di fondi SRI tematici disponibili in Italia, come potete vedere sono 445. Se io vado a prendere anche solo due indicatori MSCI, che quindi a quel punto sono verticalizzati sul mercato SRI italiano, e vado a prendere l'ESG coverage e il quality score, qua cominciano a venire fuori dei valori molto interessanti. Perché? Perché cosa vuol dire? Voi considerate che MSCI considera il prodotto nel rating dei fund metrics se ha il 65% di portafoglio che investe in aziende che hanno una qualche logica con le tematiche ESG. Consideriamo che qua stiamo guardando un paniere di prodotti solamente SRI, cioè qua fa strano vedere che ci sia comunque all'interno di prodotti che hanno una politica dichiaratamente SRI dei prodotti che hanno una coverage solo del 71%, quindi vuol dire appena superiore al limite minimo che MSCI utilizza per prendere in considerazione. E l'altra cosa è proprio anche il fatto che la quality score minima è del 3,8, quindi vuol dire che all'interno dei fondi SRI tematici disponibili in Italia ci sono dei prodotti che hanno un forte ritardo nell'applicazione dei 17 pilastri, quindi vuol dire che sono prodotti che hanno l'etichetta SRA ESG, ma poi alla fine della fiera sono estremamente lenti nell'applicare queste tematiche. Ecco, questo giusto per darvi un attimo un'idea delle analisi che si possono fare attraverso Atlante SRI, proprio perché l'idea era proprio fare un sistema che consentisse di racchiudere in un'unica soluzione i vari punti di vista di un'analisi ESG. Questo. Grazie Alessandro, devo dire che sono sempre affascinato, avevo già visto lavorare il Tools, io rimango di estrazione di analisi da parte di analista finanziario come responsabile ufficio studi, quindi veramente mi sento di poter dire con cognizione che è diventato un Tools veramente importante con questa categorizzazione che è stata fatta. E proprio perché c'è questo arricchimento in questa parte di possibilità di analisi delle strategie SRI, vorrei un po' coinvolgere i nostri ospiti. Io, Sì, come
Volevo solo dire una cosetta, scusate. Assolutamente. Allora, cioè questo è il primo step, perché come vi dicevo, questo tool è nato da sostanzialmente diciamo, una collaborazione veramente tra società, dove ognuno fa un lavoro diverso, ma proprio mettendo assieme delle competenze. Ma ovviamente, come tutti i prodotti nuovi, hanno già una roadmap definita per un ulteriore sviluppo, perché sempre qua con l'apporto di Etica News, fisicamente io, come sapete, questi sono i numeri di Fondisrii negli ultimi 10 anni, di come sono aumentati. Quindi noi ci siamo resi conto, ormai è un annetto che lavoriamo dietro alla piattaforma Fantasy, come l'avete vista oggi, cioè tutta questa parte qua già copre, già permette di dare un ulteriore punto di vista completo di come va approcciato un prodotto ESG, ma fisicamente non è ancora sufficiente. Cioè, nel senso che quello che stiamo facendo per spingere ancora un attimo avanti il nostro prodotto, cioè quindi Atlantis Re, è proprio come queste sono le categorie che sono state create, quelle che abbiamo appena visto, però in realtà. Guarda un po' di numeri, però in realtà noi stiamo tentando, anzi in realtà lo stiamo già facendo, di inserire nel database e di taggare, se usate, consentitemi un termine molto, molto da social media, però in realtà stiamo tentando di taggare ogni singolo prodotto per le strategie che ci sono dietro. Cioè, quindi, come sapete, le strategie di base su cui fisicamente Etica News ha svolto un'analisi sono di exclusion, norbese, best in class, sono tutte quelle di Eurosif. Quindi, fisicamente, l'analisi che ha fatto Etica News è prendere in considerazione tutti i documenti del Fondi, perché un'altra cosa che dà a disposizione ovviamente il tool è proprio tutta la parte di documenti disponibili dei fondi presenti in piattaforma e ovviamente le varie informazioni presenti sui siti istituzionali. Da qui che cosa fa, cosa vuole fare a Fantasy? Comunque scoprire un attimino le carte dei gestori, quindi capire quali sono le strategie dietro i fondi, se sono integrazioni SRI, ESG o esclusione. Quindi da qui, detto come vedete qua, ci sono tutte le categorie, cioè tutte le strategie, cioè quindi sostanzialmente il problema qual è? Il problema era che il 4% delle società dichiara nei documenti utilizzare più di 5 criteri ESG per la selezione di titoli. Il 35% ne utilizza da 3 a 5, il 59% ne utilizza 1 a 2 e alcune società non è stato possibile. Quindi questo è più o meno lo spaccato. A quel punto che cosa stiamo facendo? Noi stiamo partendo da questi numeri, facendo in modo di taggare all'interno di qualsiasi di tutti i fondi disponibili in piattaforma quali sono i criteri applicati da ogni singolo fondo nella definizione della strategia SRI. Quindi, come potete vedere, qui per le varie categorie dei fondi SRI è stata fatta un'analisi. Quindi, come vedete, la gran parte dei prodotti finanziari utilizza sostanzialmente criteri di esclusione. Ok, stessa cosa è stata fatta per la parte ETF, e quindi, no, anzi, la parte ETF è ancora un work in progress, scusate. E quindi l'idea è nel prossimo futuro, cioè quindi veramente a breve, non solo utilizzare categorie specializzate come quelle che avete visto in Atlantis Re, non solo utilizzare l'indicatore MSCI per capire come il fondo si sta muovendo nell'applicazione dei criteri ESG, ma anche poter selezionare i prodotti all'interno delle categorie per le strategie che ci sono dietro al fondo. Un po' il forecast. Grazie Alessandro anche per questo ulteriore arricchimento. Credo che Alessandro dobbiamo ringraziare Noemi di Etica News, Sì, Primini, assolutamente. che ha fatto il grande lavoro con te. È lei il cervello che sta dietro a tutta questa analisi. Perfetto, so tutto il lavoro che ha fatto. Io chiederei, visto che veramente è venuto fuori una fotografia molto stimolante, coinvolgerei subito i nostri ospiti e ti direi, partirei da Swisscanto, da René Nicolodi, Head of Equities di Swisscanto Invest, e anche perché loro hanno proprio un punto di vista molto, molto allargato, molto particolare, molto dettagliato, hanno un'offerta molto ricca. Quindi abbiamo visto che
l'analisi sul mercato italiano a livello di strategie mostra un arricchimento grazie anche a questi nostri tools che possono analizzare meglio. Qual è dal punto di vista di Swisscanto il punto di vista un po' su questa tendenza legato a questo allargamento delle strategie, maggior analisi delle strategie a disposizione degli investitori? Grazie mille per la domanda e anche grazie mille per la presentazione fatta da Alessandro, molto interessante. E mi sembra che il tool mostri, secondo me, una tendenza che indica due aspetti, due lati di una medaglia. Punto uno, la tendenza chiaramente mostra un maggior livello di sofisticazione e una domanda molto più differenziata dalla parte degli investitori professionali. Vuole dire, la necessità degli investitori sofisticati, professionali, istituzionali a dovere costruire dei portafogli sostenibili, però allo stesso tempo ben differenziati in tutte le classi di attivi, poi avendoli anche allineati in un'allocazione strategica e tattica generale, necessita un'analisi approfondita di tutti i prodotti, fondi, attivi e passivi che siano esistenti. Questo è chiaramente un'indicazione, una tendenza che vediamo anche al di fuori dell'Italia in altri paesi europei, cioè l'idea o avere più trasparenza in riguardo alle strategie SRI prodotte dai vari investitori o vari asset manager e capire esattamente cosa sta dietro. Quello che mi è piaciuto molto è che c'è chiaramente un layer, una dimensione qualitativa dove si analizza la strategia di investimento SRI e non solamente su un livello quantitativo in base dei rating MSCI. Perché a essere molto onesto, noi non indirizziamo le nostre strategie SRI a rating esterni di MSCI. Noi abbiamo una certa convinzione, che spero potrò chiarire un po' più tardi, sul riguardo a come una strategia sostenibile deve essere prodotta e non indirizziamo, come già detto, a rating MSCI. Perciò se adesso esce fuori un AA, un AAA e più o meno, non dico è un prodotto di fortuna, però potrebbe anche essere una doppia C e a me non mi cambia il mondo, perché siamo convinti che quello che facciamo, indipendentemente dagli rating quantitativi di MSCI, è un buon prodotto. Però dobbiamo essere capaci di spiegare esattamente perché facciamo cosa e spiegare trasparentemente la qualità dei nostri portafogli in relazione a diverse metriche SRI. Questo è un punto della medaglia. Il secondo punto della medaglia, che mi sembra anche molto importante, è si vede chiaramente con i vari tools che il mercato si muove molto velocemente. La trasparenza dei prodotti che vengono prodotti non è sempre al top. E così anche il rischio di avere un greenwashing aumenta per tutti gli investitori, per cui avere delle piattaforme che danno una certa standardizzazione aiuta gli investitori a orientarsi a un certo livello, a un certo standard, e per cui mi sembra un'iniziativa molto, molto utile alla fine. Grazie, ho dovuto riattivare il microfono. Ringrazio particolarmente per il lato costruttivo, cioè non solo il lato di complimenti che fa sempre piacere, ma penso che l'analisi sul perché è utile questa piattaforma sia veramente, veramente decisiva. A questo punto vorrei coinvolgere anche François Millet di Lyxor ETF, chiedendo anche a lui un po' un commento su questo, sui risultati dell'Atlante, ma anche un po' presentare Lyxor cosa fa. François interverrà in inglese, ma condividerà anche delle slide in italiano, quindi potremo soddisfare tutta la platea, sia diciamo più allargata al pubblico che può usare l'inglese, ma anche alla nostra platea italiana, visto che l'evento è in italiano. Quindi volevo ringraziare in particolare Lyxor e François Millet di aver fornito queste slide in italiano. Quindi vorrei un po' introdurre il discorso con lui. François, could you kindly explain in a few words to our digital audience who Lyxor is and give us your comment about the result of the Atlantis RI just presented?
Maybe explaining how is ESG investing developing in the ETF space, and what are the latest trends you are seeing in Europe in 2020 through the ETF market? Thank you. Yes, so, buongiorno a tutti, grazie Fabrizio grazie. Per le questioni e per l'invitazione. Scusi per continuare in inglese. So yes, I will start with the trends in the ETF market with maybe a first slide that we can show. What's happening in the ETF market is an advanced post of observation of what's going on in the world market, and that's absolutely massive, that's very impressive. It's not a trend, it's a transformation of the market. So this slide is about inflows into European ETF this year, 2020, it's updated last week. And what we are seeing here is that 55% of inflows to ETFs in Europe are going to ESG products, being defined as products where the investment objective is mainly an ESG investment objective. I'm not talking about just voting, engaging, or doing slight ESG integration, so true ESG product. So 32 billion of euros of net new assets into ESG ETFs versus 27 on the left-hand side into non-ESG ETFs. This is absolutely interesting. And the second interesting data in this slide is the resilience of the flows in the funds. On the left, you see that during the worst of the outbreak of the pandemic, the traditional ETF lost 38 billion of assets between the end of February and the end of March. And they have now catch up and recovered. But on the right, you see that the ESG ETF did not see a single inflow during the worst of the period. So these flows are very, very resilient. And to give you just a few figures about the market, ESG ETF, it's less than 8% of global ETFs in Europe. So it's 70 billion euros. So less than 8% of assets, but already 55% of the net inflows. So it's a really a big transformation of the market. And if we look at where this money is going, the assets are essentially in broad-based, best-in-class ESG products, both equity and fixed income. That's 70% of the market. Something like 15 to 20% is going to fixed income, best-in-class. And the rest is going to thematic strategies, so about 8%, and the low carbon strategies, which is a small size market share, it's 3%, but this is the area which is probably going to develop the fastest now. So that's for the flow. For who we are, Lyxor, I will just, through a few slides, give you an idea of what we are doing. So we started 13 years ago in 2007 with launching a water ETF, which is now worth 700 million euro, and a new energy ETF, which is worth something like 650 million euro today, with the cooperation of Robeco Sam in Zurich at that time, and this is still the case. Then, well, along this line, we see that we were quite active in hitting the market with innovative products. For example, we were the first to launch a green bond ETF in 2017, 3 years ago, the first to launch in Europe a gender equality ETF as well, and the first to launch the first of a series of, I would say, an ecosystem of climate-aligned indexes which are responding to the new European regulation. So yes, effectively, that's where we are active in developing our sustainable offer. We're also acting in voting and engaging in our passive funds. So maybe in the following slide, I can also introduce about Lyxor what we are doing in terms of assets. Eleonora, if you can switch to the following slide. So we have something like 5 billion of AUM in pure ESG strategies. Most of them in best-in-class equities. So the fund that was shown just before by Alessandro is on the left-hand side. So that's MSCI Emerging Market Trend Leaders ETF. We have also significant assets in fixed income, so corporate bonds in euro and in dollar, which are based on and indexes with minimum triple B rating of MSCI, I'm talking about the ESG rating, plus a wall exclusion policy. Then we have the thematics products, so new energy, water, future mobility, the most recent one, smart cities, gender equality, the green bond ETF, and now the new climate aligned products, which are very promising ones, starting to gather assets. So this is a mapping of what we're doing. And if we can just switch as well to the following slide, we see that we have two
today, just focusing on thematics, some interesting products which allow to contribute directly and mainly to some individual sustainable development goals. I will not quote all of them, but for example, to SDG 5 for gender equality, for SDG 13 climate action, for the green bond ETF, and for the new climate product. So that's a particularity of the range of thematic ETF range of Lyxor. Okay, and just a word about, well, a reflection about the comments made by Alessandro on the performance, well, using the following slides. So what we can say that, well, this product, which Alessandro has shown, is an MSCI trend leader product. So it's a very popular indexation within large institutional investors, which is taking the top 50% best rated companies in each sector. And what we are doing there is that, well, we use the MSCI rating, or we use the MSCI rating and the trend, so the evolution of the rating, to be more dynamic. And this is the case of the products that you have seen just before for emerging markets. This is definitely our positioning. And as you can see in the following slide, these products not only do best in class selection, but they have at the bottom a series of exclusions based on traditional, norm based exclusions like violations of the global compact rules of the United Nations, or certain sectors which you see there, alcohol, tobacco, of course, and so on and so forth. So that's the way these products are built on the one that has been analyzed by MoneyMate. Thank you, François. Very interesting numbers and information. Io mi sono segnato alcuni appunti mentre ci raccontavi chi è Lyxor e la vostra offerta. Sicuramente avete una visione molto approfondita del mercato, visto che gli asset under management sono 5,3 miliardi in ETF ESG. Mi è piaciuta molto la slide in cui hai collegato l'offerta ETF agli SDG, per cui molto interessante anche questa mappatura dell'offerta in quella direzione. A questo punto volevo tornare da René Nicolò di Swisscanto Invest. Mi avevi incuriosito prima quando hai detto che ci avresti raccontato il vostro punto di vista sulle strategie ESG, quali sono, e anche perché voi avete un'attenta osservazione del mercato anche all'estero, in Germania e Svizzera siete molto molto, diciamo, presenti su questi mercati, oltre che ovviamente sull'Italia. Quindi prendo l'assist che hai fatto prima, perché veramente vorrei sentire e vedere un po' la vostra analisi su cosa sono strategie ESG. Grazie, cerco di dividere il mio screen e spero che adesso lo, siete in grado. Sì. Lo vedete? Sì, sì, grazie. Perfetto. Metto allora, presentazione, magari vedo che c'è, si vede sopra. Arrivo. Ok? Perfetto, a te la parola. Perfetto, allora ci siamo. Quello che vorrei... un secondo, arrivo qua. Vedete solo le slide, giusto? Sì, 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 ti confermo, solo le slide. Ok, perfetto. Bene, quello che vorrei indicare, evito un po' di spiegare tutta la storia di Swisscanto, rimango con due punti chiave. Siamo il terzo asset manager più grande in Svizzera, amministriamo circa 180 miliardi di assets in strategie attive, due terzi attivi, un terzo passivi all'incirca, da equity a fixed income, immobile, risorse dirette, eccetera, eccetera. Detto questo, quello che vorrei farvi vedere è un po' la nostra filosofia di investimento sustainable impact, cioè questa è la gamma che prima, per esempio, Lyxor ha spiegato come gamma ESG. Questo è il nostro, dico, la nostra convinzione, la nostra filosofia di investimento quando parliamo della nostra gamma sustainable impact. Abbiamo dei prodotti equity, globali, emerging market, tematici, acqua, climate invest e varie strategie anche sulla parte obbligazionaria. Quello che noi indirizziamo qua come convinzione di base è avere un'idea precisa di come una compagnia produce i prodotti e i servizi e poi avere un'indicazione precisa di cosa produce, cioè indirizzata sull'impatto. La nostra ambizione è di identificare dei titoli che siano ad alto impatto e che siano ESG leader, soprattutto in tutte le strategie attive. E lì concentriamo tutte le nostre, le nostre strategie, soprattutto sulla parte equity obbligazione, avere un impatto sostenibile
al più grande. Le faccio un esempio: un titolo come una Tesla è, dal punto di vista nostro, un impact leader, però logicamente dal punto della governance e di altri aspetti non è un ESG leader sulla parte orizzontale. Un'altra compagnia, per esempio una grande compagnia di farmaceutica, può essere un ESG leader sulla parte orizzontale, però non necessariamente un impact leader sulla parte verticale. Quello che noi cerchiamo di individuare è avere le compagnie dove abbiamo la massima convinzione. Questa è la nostra gamma ESG dedicata alla sostenibilità e all'impact. Quello che noi abbiamo fatto invece negli ultimi 2 o 3 anni, abbiamo detto, beh, la nostra convinzione non può rimanere solamente dedicata alle strategie ESG, impact, deve essere implementata via via a tutte le nostre strategie. Dicendo questo, sulla parte tradizionale, attiva, equity, fixed income, bilanciata, non esiste più uno standard senza integrazione attiva di componenti ESG in una maniera sistematica e strutturale. Gli elementi che noi abbiamo integrato durante l'anno nel 2019 e soprattutto anche quest'anno sono due. Uno, a destra, l'integrazione ESG sistematica. Lì parliamo di esclusioni che abbiamo visto anche prima sulla parte Lyxor. Parliamo di integrazione degli dati ESG in tutti i processi di investimento. Le faccio un esempio. Se in relazione agli score ESG che noi produciamo noi stessi, cioè non ci allacciamo a degli score MSCI ESG o altri, produciamo i nostri score con i dati base in-house, con il nostro research. Se una compagnia risulta ad essere negli ultimi 20% in relazione ai peers, alle altre compagnie, l'analista o il portfolio manager deve dare una spiegazione perché vuole investire in questo tipo di compagnia. Cioè deve dare una spiegazione perché l'investment case dovrebbe entrare a far parte del portafoglio. Cioè abbiamo un'integrazione che non è indirizzata alla gamma ESG, ma è indirizzata a tutte le nostre strategie. Il secondo pilastro, e questo mi sembra un pilastro molto innovativo che non ho ancora visto molto in tutti gli altri asset manager, a dire la verità non l'ho ancora visto per niente, è l'integrazione di un mio obiettivo climatico dei 2 gradi in tutte le strategie attive esistenti in Swisscanto Invest. Non è una gamma at prodotto, è per tutta la nostra gamma di tutte le nostre strategie. La logica è la seguente: noi abbiamo detto, beh, abbiamo un budget, un limite al CO2 che possiamo emettere nel futuro. Per i 2 gradi questo limite è dato dal IPCC, è di 1170 gigatonnellate di CO2 che possiamo emettere. Per raggiungere il grado, una riduzione o limitare il riscaldamento agli 1,5 gradi, il limite è di 420 gigatonnellate in futuro. Partendo da questi due dati, possiamo calcolare una riduzione necessaria per essere allineati o al target o all'obiettivo dei 2 gradi o all'obiettivo del 1 grado e mezzo. E si vede che la riduzione necessaria è di 4% annuale per limitare il riscaldamento ai 2 gradi o sotto, e il 12,5% per limitare il riscaldamento agli 1,5 gradi. Noi, dal punto di vista del portfolio management, anche della costruzione dei portafogli, abbiamo detto vogliamo raggiungere al punto minimo una riduzione del 4% annualmente per essere allineati all'obiettivo di Parigi, che è restare di sotto ai 2 gradi in futuro. Come abbiamo fatto? Questa è la grafica un po' che spiega tutto. Per ogni singola strategia, sia azionaria, obbligazionaria o bilanciata, che ha un benchmark, abbiamo calcolato per la fine del 2019 le emissioni, cioè l'intensità del CO2 della benchmark, e l'abbiamo indirizzata lì. A partire dalla fine del 2019 abbiamo calcolato la linea verde, un obiettivo climatico. Vedete anche la formula matematica sulla slide. Vuol dire che ogni anno riduciamo
l'intensità del CO2 della nuova benchmark del 4% e normalizziamo la riduzione con la crescita economica, che in ciò implica l'intensità del CO2. Cioè vuol dire, se l'economia cresce del 3%, la riduzione dell'intensità del CO2 deve essere del 7% annuale. Se l'economia cresce del 5%, la riduzione deve essere del 9%, e via e via. E questo viene calcolato annualmente. Vuol dire che ogni fondo, in rispetto alla sua benchmark verde, deve ridurre le emissioni del portafoglio per restare al di sotto della linea verde. Gli strumenti che possiamo usare sono due. L'istrumento uno è veramente l'allocazione dei portafogli per restare al di sotto, cioè vendere e comprare dei titoli, delle emissioni, dei bonds, delle azioni per essere in linea con l'obiettivo climatico. Il secondo strumento molto importante è l'strumento dell'engagement, simbolizzato dalle due mani, cioè noi indirizziamo i nostri contatti con le compagnie nazionali e internazionali, al sì che per poter essere più effettivi possibile nella riduzione che le compagnie poi devono essere capaci di raggiungere. Vuole dire, chiediamo alle compagnie una chiara strategia di riduzione delle emissioni CO2, misuriamo le riduzioni nel futuro. Se le compagnie si muovono in direzione della nostra linea verde, siamo contenti. Se no, dobbiamo decidere di vendere o di disinvestire certe posizioni che non sono compliant con la nostra strategia climatica in futuro. E questo viene fatto, ripeto, non per le strategie ESG, per tutte le nostre strategie, perché crediamo di avere una, come dire, una responsabilità fiduciaria come asset manager a ridurre veramente il nostro impatto sulla parte climatica e anche in generale nell'ambito della sostenibilità. Chiudo con l'ultima slide che indica un po' come in tutta la nostra gamma di prodotti, iniziando alle strategie passive, dove abbiamo un engagement e una cosiddetta blacklist, via via ad arrivando alle strategie verde scuro, sustainable impact, dove abbiamo un engagement, una blacklist, l'allineamento all'obiettivo climatico di Parigi, un'integrazione sistematica degli aspetti materiali ESG, un'indicazione, un'indirizzazione ai obiettivi SDG impact. In più, per tutte le nostre strategie abbiamo un sustainability reporting dove indichiamo molto trasparentemente come la strategia si sviluppa in futuro in riguardo alle metriche rilevanti nell'ambito ESG. E l'ultima parte mi sembra molto importante perché vedo in tanti casi si parla molto di ESG, però poi nel reporting ai clienti non si riesce veramente a capire cosa veramente è l'impatto. E qui cerchiamo di essere un po' innovativi e andare più avanti del mercato. Grazie mille René Nicolodi, ne approfitterei se posso di farti una domanda al volo, ma non senso, così a grandi linee. Mi ha colpito molto tutto il discorso ovviamente sulla misurazione delle emissioni di carbonio, è veramente uno sforzo enorme, molto attuale tra l'altro. Mi chiedevo così se a grandi linee avete visto un aumento di attenzione verso queste tematiche dopo un anno in cui magari il lockdown ha fatto anche capire che ci sono state meno emissioni, insomma, quindi mi chiedevo da un punto di vista del mercato se c'era una maggiore attenzione in questa direzione e se le aziende, in parallelamente del vostro engagement, avete colto comunque un maggior coinvolgimento, insomma. Io mi sarei aspettato un interesse più basso per via della situazione Covid, della pandemia, eccetera, eccetera. Quello che è successo invece è abbastanza dire il contrario, cioè non ho avuto una sensazione che l'interesse per il tema clima dalla parte politica, regolatoria, certo, però anche dalla parte delle investizioni abbia sofferto minimamente, perché tutto come dire, il motore che va avanti dalla parte della regolazione, sia nella comunità europea ma anche in paesi come la Svizzera, va avanti totalmente indipendentemente dalla situazione Covid. Cioè ci aspettiamo delle regole dalla parte della regolazione delle emissioni di carbonio che arriveranno e continueranno ad arrivare. Così l'interesse della parte degli investitori
è altissimo e abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi perché si vede che non è un tema di come possiamo vendere più prodotti, però è come dobbiamo posizionarci credibilmente come asset manager in una tematica strategicamente importante nel futuro. Cioè, le dico, 2/3 delle nostre offerte che arrivano da clienti istituzionali oggi hanno degli obiettivi chiaramente ESG, soventemente nell'ambito delle strategie climatiche. Grazie, molto interessante vedere anche la parte concreta, no? Il vostro sforzo viene recepito, il mercato è pronto, anzi sta accelerando in quella direzione. Quindi ti ringrazio della condivisione anche della vostra presentazione. A questo punto abbiamo visto la mappatura delle strategie per quanto riguarda Swisscanto e vorrei tornare da François Millet di LXRTF. Per appunto coinvolgerlo nel sapere un qualcosa di più su come si sta muovendo l'Ixor su questo fronte. Quindi farei una domanda molto diretta a François. What are now the new categories of products and strategies for the construction of a ESG portfolio according to LXOR? Sure. So, well, clearly this year has been the year where we have seen the new climate benchmark starting being launched. And the second category of innovative products will be thematic ESG products, although, as I mentioned, we started on water and new energy already, Okay. 13 years ago. Sorry, it's a bit of sudden. Yes. On climate, what's happening right now is a very ambitious action plan from the European Union, as you know, which has various dimensions, including one dimension, which is, of course, the taxonomy. The taxonomy will be at the heart of everything, defining in particular the assets and projects that may be eligible to be financed as being green projects according to the investment plan of the Green Deal, according to the recovery plan, which 30% will be earmarked for green investments, of course. And the taxonomy will be also at the heart of the strategy of the ECB when it comes to the asset purchase program for green bonds. They have already bought 20% of eligible green bonds, but the taxonomy is a result of the action plan of 2018. And another outcome, another result of the action plan of 2018 is a benchmark regulation. And us, as passive managers, we are replicating indexes. We are at the heart of this transformation because benchmarks have been for the first time recognized by the policy makers as tools which they could leverage to help shift capital at a large scale towards companies which are the most successful in the decarbonization trajectory. So what happened this year is the launch of a series of new benchmarks, which are called in the following slide, the climate transition benchmark and the Paris Alignment benchmark. So basically what we are saying here, well, just as a slide before, that we take the central scenario, which the European Union is using now, which is being, well, climate neutral, so carbon neutral in 2050, which means a very important intermediate step in 2030, which is reducing our CO2 emissions by 55%, as repeated by Mrs. von der Leyen a bit more than a month ago. In order to get there in the next 10 years, the next 5 years are absolutely crucial. So if we miss to very fast start to decrease our emissions, the younger generations, since it's linked to the accumulated greenhouse gases, which are in the lower atmosphere, will have a lot of difficulties to catch up with this agenda and to reach the 1.5 degree target. So what has changed really in 2018 is the new report from the IPCC at the end of 2018, showing the difference between a world warming at 1.5 degree versus a world warming at 2 degrees in terms of outcome for human system and for natural systems, of course. And the central scenario of the European Union is carbon neutrality in 2050, which is the one needed to get to 1.5 degree absolute maximum warming from the pre-industrial level. In the Paris Agreement target of 2 degrees, if we want to get there, we have up to 2070 to be carbon neutral, but for 1.5, it's 2050. 78 countries have already adopted these targets. A lot of major
major companies as well, and major investors like the Net Zero Alliance with plenty of insurance, like for example, AXA, Allianz are heading to net zero in 2050. So net zero 2050 is the new goal today. And this is corresponding to the chart which is on this slide, which is a chart extracted from the final report of the technical expert group of the European Union, which would be while passing through a maximum of greenhouse gas emissions this year in 2020 without COVID, and reducing something like, well, 7% per year on year if there is no major disruptive technology coming in. And this chart is at the center of everything. Of course, in 2020, the International Energy Agency tells us that emissions should decrease by 7%, but this is because of the pandemic. But, you know, can you realize what we need to do? We need to do on a voluntary basis what we are doing this year on an involuntary basis with the pandemic. So we know it's a big, big challenge, a big hurdle. And the following slide is showing the target and the power of this regulation and benchmark, which has been decided in Europe and which is now reflected in the launch of many ETFs by all providers. Basically, what the EU said is that we need to bring a bit of standardization, a bit of comparability, and to have a series of indexes which are back-to-back aligned with science-based criteria in order to build portfolios which are aligned with the 1.5 degree temperature pathway. So they launched two categories of benchmark, climate transition benchmark, Paris-aligned benchmark. They launched minimum requirements, of course, and these are the index administrators, the index providers, MSCI, Standard & Poor's, Stocks, who all launch products to respond to that. And what the European Union is doing, which is extremely powerful, is that they are pushing to the disclosure on the existing benchmarks that all of us are using to tell the final investors if yes or no, they are aligned with the Paris Agreement scenario. And the response is, of course, no. And as a result, you have an alternative, which is moving your assets to this new EU-labeled climate transition and Paris-aligned benchmark. I don't want to get into detail, but they have different levels of ambitions in terms of immediate reduction of the CO2 intensity. But they have also this 7% year-on-year decarbonization pathway. And these new benchmarks are all based on these central requirements from the EU, as shown on this slide. Then we have also new developments coming in the market in other asset classes, which are quite innovative for the ETF market. Green bonds, for example, which are based on the use of proceeds, so the determination of eligible projects and assets which green bonds can finance are now available in ETF format. With the data of data providers like us who are working with the Climate Bond Initiative, for example, which has developed a green bond taxonomy over the years with the input of many stakeholders like large investors and scientists and NGOs and so on. And we define the categories of projects and assets which are eligible for a green bond. So basically we see the category there, and I'm conscious of time, so I will just accelerate a bit. So what I wanted to say about green bonds is that now you have the means to invest in an asset class which was difficult to access in the past through a simple ETF, which is something quite new. And just to finish about the green bond, maybe on the following slide, not that one, but the one after, these products are now showing not only good ESG indicators or carbon indicators, but impact indicators. We can now calculate how much square meters of green building has been retrofitted or refurbished or constructed with a green bond fund, for example. And last but not least, as an example, I will mention in the following slides as well, new products which allow to invest in social topics like gender equality. As we are working, for example, with a non-governmental organization, Equilib, in Amsterdam, which has developed a questionnaire, which is actually in the following page, it's a bit complicated, but which is tracking on 3,500 companies worldwide, many criteria like do you have a parental leave policy? Do you have a pay gap monitoring policy for your management of your staff in the company and so on and so forth? And these
questionnaires and these new points of rating can be used to build ranking and then after to build indexes and to invest through ETFs. Okay, so I'm just finishing about that. I also would like to say that it's difficult now to build new thematic products based on revenues because these new themes are transversal across many sectors. Maybe sometimes revenues are not there yet, like in hydrogen, for example. And for our smart cities or future mobility ETF, we have to started to use novel technologies like artificial intelligence, like natural language processing, NLP, to track the exposure of companies to future mobility and smart cities. And then we verify if they are starting to have revenues. But these new thematic products are raising, of course, new challenges in building and constructing indexes and ETF around these products. But this is very much the two big areas of innovation we are seeing this year, thematic ESG and climate products. Thank you, François Millet di Lyxor. Molto interessante. Anche qui mi sono segnato due o tre appunti molto stimolanti, il tema dei green bond, tema molto forte, molto crescente, anche in questa situazione legato al Green Deal europeo può essere un ottimo veicolo per strategie che aiutano appunto anche la ripresa economica. Molto bello anche il tema della gender equality, molto attuale, anche questo è legato un po' alla situazione attuale. Bene, abbiamo fatto un bel giro, purtroppo l'ora è finita. Io chiederei un attimo a Alessandro se si ricolleghi un attimo per i saluti finali. Credo che sia sui scanto con René Nicolodi e Lyxor con François Millet, ci hanno dato un sacco di spunti a livello di categorizzazione delle strategie, quindi mi sa che avrai tanto da fare. Eh sì. Infatti, quindi ci diamo appuntamento direi per il prossimo anno per le anno novità. Un po' di novità. Ok, perché l'Atlante, ripeto, tu mi confermi, è una novità assoluta questa categorizzazione che è stata fatta da Moneymate con Etica News, giusto? Sì, sì, assolutamente è una novità assoluta, gli indicatori che si trovano proprio sfruttando queste categorie sono assolutamente unici al momento sul mercato. Ma la cosa bella di questo mondo è che ogni volta che fai un meeting, un incontro come questo, poi saltano fuori cose nuove, quindi fisicamente ti si crea già in automatico in testa una roadmap per i prossimi due anni. No, comunque, secondo me la direzione che abbiamo preso è quella giusta, cioè anche un po' vedendo le presentazioni di Swisscanto e di Lyxor, anche il sistema che stiamo mettendo in piedi di exclusion e comunque... Cioè, è il metodo corretto proprio perché abbiamo capito che i punti di vista su cui bisogna analizzare questo tipo di prodotti sono molteplici, sono molti di più dei prodotti standard, quindi i sistemi che fanno questo tipo di analisi devono più possibile allinearsi alla vision di chi vuol fare l'investimento, poi per esempio quelli. Quindi per usufruire di queste potenzialità possono tranquillamente venire a vedere la piattaforma di Moneymate, divertirsi per trovare le scelte di investimento più efficaci, efficienti in ottica di mappatura delle strategie. Aspetto il prossimo anno anche i nostri ospiti di quest'anno perché è stato molto costruttivo questo percorso che abbiamo fatto, quindi ringrazio René Nicolodi di Swisscanto Asset Management Head of Equity di Swisscanto Invest, grazie René, grazie anche a François Millet di Lyxor ETF, Head of Strategy ESG Innovation, thank you grazie. So much François di essere stato con noi. Per le Q&A, le domande che volete porci, scriveteci pure sugli strumenti di comunicazione social e sulla chat del convegno, noi poi le gireremo sia a Lyxor che a Swisscanto che a Moneymate per con Alessandro. Vi invito tutti a continuare a seguire il salone per le prossime conferenze e per quanto riguarda questo team di questa conferenza do appuntamento al prossimo anno sperando di arricchirci ulteriormente. Grazie a tutti.